Salve a tutti! Bene, come vi avevo promesso, questa sera andremo a preparare i nostri lombrichi. Si sono asciugati e li faremo in diverse versioni. Va bene? Faremo diversi tipi di condimenti. I nostri lombrichi, eccoli qua. Li abbiamo fatti asciugare. Eccoli. E dopo li andremo a cuocere. E li condiremo. Ok? Bene. Abbiamo già l'acqua che bolle. Faremo diverse versioni. Intanto cominceremo col mettere su qualcosa che ci serve per dopo, in modo che ha una cottura un po' più lunga e va avanti. Quindi prendiamo una bella padellina. Bella. E cominciamo a mettere in cottura una base per dopo. Con il pescetto lo facciamo questo, eh? Mettiamo un po' d'olio, un pochino di peperoncino appena appena. Mettiamo dell'aglio. Un pochettino di cipollina, un mettiamo anche un filettino di acciuga e facciamo soffriggere. Dopodiché metteremo a cuocere un po' di pescetto, un po' di calamari cozze, un po' di pescettino e ci condiremo la nostra pasta. E questo va avanti da solo. Poi prepariamo dei pomodorini, datterini gialli e rossi e piccadilli. Li prepariamo, li cuociamo e ci serviranno per i nostri condimenti. Quindi andiamo avanti anche questo. Siamo qua, ci mettiamo l'olio. Aglio, po' di cipolla, li facciamo soffriggere e questo servirà per i nostri pomodorini, ok? Questo lo facciamo soffriggere di qua, quasi pronti per mettere i pescetti. Ok, ecco qua. Possiamo unire un pochino di padelle, un attimo, ecco qua. Bene, e mettiamo in cottura il nostro pescetto. E questo va da solo, metteremo un pugnolino bianco, lasciamo sfumare e così via. Anche qui siamo pronti, sta soffriggendo. Metteremo i nostri pomodorini buonissimi, i datterini sono eccezionali. O metteremo del basilico, dell'origano, aggiusteremo di sale. Facciamo cuocere appena appena. Li facciamo rosolare. Ecco. Anche questo sta andando. Ok. Nel frattempo prepariamo la salsina che servirà per cremolare la nostra pasta con il pistacchio e il pecorino. E poi andremo a soffriggere le nostre cozze. Quindi qua abbiamo un po' di granella di pistacchio, 2 cucchiai. Mettiamo un pochino di olio, un pezzettino proprio piccolo piccolo di aglio, ma proprio poco, e il pecorino.
In questo caso è un pecorino abruzzese, un pecorino abbastanza fresco, quindi sarà più gentile. Ne mettiamo un po', mettiamo due cucchiai, abbiamo messo due cucchiai di granella di pistacchio, due cucchiai di pecorino, un pochino d'olio e un pezzettino piccolino d'aglio. Qui sta cominciando a soffriggere anche qua, e potremo mettere i nostri pomodorini. Intanto frulliamo il tutto semplicemente con un frullatore ad immersione. E facciamo il nostro pesto con il pistacchio. Pistacchio, pecorino, olio, sale ovviamente no perché il pecorino è già saporito. E un pochettino di aglio abbiamo messo. Se vedete che è denso, aiutatevi con un pochino di acqua della pasta. Anzi, veramente possiamo... Oh, eccoci qua, siamo pronti. La nostra base del pomodorino è pronta. Ecco fatto, mettiamo in cottura i pomodorini. Eccoli qua, belli belli. Ci mettiamo, visto che lo facciamo con le cozze, precedentemente abbiamo aperto i nostri frutti di mare, eccoli qua, cozze, vongole e fasolari. Questo è il sughetto che hanno tirato fuori. Abbiamo soffritto sempre aglio, peperoncino, ricetta e un pochino di cipolla. Li abbiamo messi in padella, coperti, e abbiamo sfumato con un pochino di vino. L'acqua che rilasciano ci servirà per cucinare la nostra pasta, che darà il sapore. In questo caso si aiuta anche con il nostro, con la nostra salsina. Eccola qua, infatti è pronta. Ciao Emmy, eccola qua, eccola fatta, bella cremosa cremosa, è pronta. Quindi pochissimi minuti, ecco qua. Saltiamo i nostri pomodorini, eccoli qui, chiudiamo il frullatore, è buonissima, buona buona buona, accidenti, bella saporita, come ho detto. Infatti non abbiamo messo sale. Giriamo perché ci occorrerà poi per fare un'altra cosa. Favoloso. Qualcosa di favoloso. Eccoci qui. Il nostro pomodorino. Passo pescetto, adesso ci mettiamo un pochino di vino bianco, il nostro pesciolino, ecco fatto, un po' di vino e lasciamo sfumare. Eccomi, mi tolgo subito dalla visuale. Ecco i pomodorini. Ci mettiamo un pochino di origano, eccolo qua, bello profumato, ed il basilico, mettiamo un pochino di basilico, lo rompiamo con le mani tranquillamente, eccolo qua, profumatissimo, ecco fatto. Anche un pochettino di prezzemolino, gli odori ce li mettiamo tutti, i profumi. Ed è pronto. Non ha necessità di cuocere molto. Ciao Gio! Sì, cucino sempre Gio. Sai Gio,
Credo che prima o poi il ristorante lo apro, eh? Ci sto pensando bene. Poi mi verrai a trovare. Ecco qua. Aggiustiamo un pochino con il sale. Ci siamo. E questo è pronto, non deve cuocere molto il datterino. Eccolo qua. Guardate che spettacolo. Non potete sentire che profumo che ha. E questo ci servirà per altre preparazioni. Bene. Adesso prendiamo un'altra padella. Eccola qua, questa va benissimo, tanto questo è l'ultimo ad andare, un pochino di olio, appena appena, il nostro aglio, mettiamo un po' d'aglio, un po' di peperoncino. Appena filettino di acidina, anche questo poco perché è già tutto abbastanza saporito, un pochettino la cipollina appena appena, e ci siamo, e ci metteremo le nostre cozze. Nel frattempo possiamo mettere in cottura i nostri lombrichetti, quelli che mi serviranno per preparare questo piatto. Quindi l'acqua bolle e li mettiamo in cottura. Eccoli qua. Mettiamo qualcun altro. Bene, qui è soffritto e possiamo mettere. Grazie, Gio. E ci mettiamo le cozze, le nostre cozze. Eccole qua. Facciamo. E i nostri lombrichi, eccoli qua, benissimo, spettacolari. Adesso li mettiamo in padella, ci mettiamo la nostra acqua che ha tirato fuori il nostro pezzetto, prendiamo la nostra pasta, la mettiamo in padella e faremo terminare la cottura nella padella come abbiamo sempre fatto, vi ricordate? La cottura la facciamo terminare in padella. Oh, ecco. Un altro pochino del sughetto delle cozze, eccolo qui, siamo pronti,
aggiungiamo anche un pochino della bisque che abbiamo fatto col carapace delle mazzancolle, e poi faremo un piatto anche con le mazzancolline e il basilico. Bene, adesso, eccole qua, sono già belle cremose, a fiamma spenta, ci mettiamo il pesto che abbiamo preparato. Se lo vedete che è troppo denso, ecco qua, un po' d'acqua della pasta, semplicemente, e lo abbiamo allungato un pochino, adesso va meglio. Ecco qua, ne mettiamo un po', non troppo, perché già la pasta è saporita. Giriamo, ecco qua. E la nostra pasta è pronta, la possiamo impiattare. Come vedete, abbiamo già fatto questa. Prendiamo un bel piatto. Eccolo qua, abbiamo preso un bel piattino. Ecco qua i nostri broccoli, belli cremosi, cremosi. Broccoli, lombrichi, vabbè, è un tipo di pasta che ha belli diversi nomi. Quindi, ecco qua, perfetto. Guardate un po', ci mettiamo un pochino di prezzemolo e il nostro piattino è pronto. Semolo. Ecco qua. Ciao Sergio. Eccoli qua. I nostri lombrichi con il pesto di pistacchio e pecorino abruzzese, buonissimo. E cozze. E questo piatto per questa sera è pronto. Tra poco ci vediamo con un'altra ricetta. A fra poco.